All'estero, promosso dalla Comunità Europea. La storia di Riccardo Corradini, 25 anni, diventa un documento che mostra gli orrori vissuti in Palestina da un'intera generazione di mutilati, giovani e soprattutto bambini, nati in una terra perennemente sotto assedio, ferita da un conflitto senza tregua, e lo sappiamo bene purtroppo. Grazie. Oltre ad essere delle persone che conosco e che stimo, secondo me il lavoro, ci terrei che riusciste poi a vedere questo documentario, perché è un pezzo importante, una delle cose forse imprescindibili nella narrazione di quello che è l'altro, il nemico che viene mostrificato in genere, no? Gli animali, le bestie, questo qui è il linguaggio che stiamo, al quale ci stiamo abituando, è invece il nostro amico, è il nostro compagno di scuola, e quindi questa capacità di restituire l'umanità che viene invece cancellata da questa orribile violenza che si sta perpetrando a danno della popolazione di Gaza è un dono per il quale io ringrazio veramente tanto del vostro preziosissimo lavoro. Grazie. Ok, grazie. Siamo con le foto, grazie ancora. Allora andiamo sul palco Luisa Morgantini e Paolo Di Nicola. Anche loro se vogliono dire qualcosa. Allora, ringrazio un sacco Manolo per la presentazione, perché lo spirito con cui abbiamo fatto il film è quello che lui ha raccontato, cioè un ragazzo italiano che fa un'esperienza di Erasmus, come ce ne sono tante, invece di farla a Barcellona, lui decide di farla nella striscia di Gaza. Come avete visto dall'inizio, lui ha un motivo professionale per farlo là, perché studia medicina. E attraverso i suoi occhi, nel resto del film, si conoscono alcuni personaggi, alcune delle persone coetanee sue che vivono a Gaza. In questo modo uno scopre la striscia di Gaza insieme a lui e in una condizione di vita. Poi ovviamente succedono altre cose, perché quello è un territorio che viene regolarmente bombardato anche in tempo di pace, tra virgolette. Quello che mi preme dirvi è che sarei molto contenta se voi onorata se poteste vederlo. Tutto quello che vedrete nel film non esiste più. Quindi è un documento, in quanto è l'ultimo film girato nel 2019 nella striscia di Gaza, poi ci sono stati 2 anni di Covid, poi c'è stata la guerra in Ucraina, quindi a Gaza c'era una minore attenzione. Però vederlo oggi, sapendo che tutti e tre gli ospedali in cui lui ha fatto tirocinio non ci sono più, l'università islamica è stata rasa al suolo, le case, la casa che l'ha ospitato, la famiglia che lo ha ospitato è dovuta scappare, evacuare, ha camminato per delle strade in cui lati c'erano cadaveri a destra e a sinistra, e senza potersi portare nulla sono andati verso il sud della striscia di Gaza. Per noi che continuiamo a sentirli è un imbarazzo, e è molto difficile sapere che cosa dire a queste persone che, oltre ad aver ospitato Riccardo, chiaramente hanno ospitato noi per 5 mesi, ci hanno dato da mangiare, ci hanno dato da dormire. Quindi per me, per Matteo, per Manolo sarebbe molto importante riuscire a farvelo vedere. Tenete conto di questo elemento, che tutto quello che vedrete nel film dovete immaginarlo oggi raso al suolo.
E la seconda cosa che ci tengo a dirvi è che Retena Bavaglio, Assopace Palestina, sono i promotori di una raccolta di firme per giornalisti e per media che denuncia il fatto che non si può entrare a documentare nella striscia di Gaza in un momento in cui in quel territorio si stanno giocando non solo le sorti di israeliani e palestinesi, ma di tutti noi, perché quello è un conflitto, una guerra che può anche scalare e riguardarci anche molto da vicino da un momento all'altro, e non c'è alcuna fonte se non i social dei Gazawi e le fonti ufficiali dell'IDF, dei militari israeliani. Quindi questa raccolta firme avrà un seguito e vi chiedo di parlarne con i colleghi che lavorano nei media e di sostenerla, perché questa è una cosa inaccettabile. Vi ringrazio. Allora, proseguiamo. Allora, richiamo di nuovo Luisa Morgantini, Paola De Nicola e Chiara Polcaro. Sono i tre che due l'avevano chiamati prima, uno, eccola qua che arrivano. Ci siamo. Forse è uscita. No, è là, adesso arriva. Sta arrivando. Va a prendere. Chiede 3 minuti. Leggiamo subito le motivazioni. Sindaco, intanto. Nel 66 un salesiano, Gerard Lutt, proveniente dal Belgio, approda a Prato Rotondo e scopre una città fatta di insediamenti abitativi costituiti da casette in muratura e di baracche di lamiera e legno, dove vivono in condizioni precarie nuclei familiari di immigrati provenienti da varie regioni. Paolo De Nicola rappresenta una città che ancora oggi vive, anche se con volti, colori e lingue diverse. Il racconto di padre Gerard Lutt è il racconto di un parroco dei baraccati e della lotta per la casa, di una Roma che non è mai sparita. Allontanato dai salesiani per le sue battaglie a favore degli ultimi, alla Magliana fonda il Circolo di Cultura Proletaria, ottiene una cattedra di psicologia dell'età evolutiva alla Sapienza e inizia a viaggiare in Nicaragua e Guatemala, dove fonda il Movimento dei Giovani di Strada. Il 10 luglio 2023 Gerard Lutt è morto proprio alla Magliana, a 94 anni, dopo oltre mezzo secolo trascorso al fianco degli ultimi.
Io sono molto contenta che sia conosciuto il lavoro di Paolo, perché la figura di Gerardo Rutte è una figura particolarmente importante, secondo me, anche per la storia, sia per la storia della città di Roma, perché appunto partecipò, organizzò la borgata del Prato Rotondo e tutte le altre borgate. All'epoca eravamo riuniti un coordinamento delle borgate romane per i vari gruppi che si occupavano di diverse zone di Bidonville che erano disseminate per Roma, che poi per fortuna insomma in qualche modo ebbe un esito positivo. E Gerardo era un personaggio veramente particolare. Luisa Morgantini lo ricorda perché insieme hanno lavorato in Nicaragua molto, e io lo conosco quando avevo 16 anni e appunto facevo parte di questo movimento per la lotta per la casa. E lui dopo Nicaragua ha costituito, ha aiutato i ragazzi in strada in Guatemala a costituire un'associazione che si chiama FOCA, Movimento delle Jóvenes de la Calle, che ancora continua, e continua l'attività di un'associazione di sostegno che si chiama Mistrada Italiana. Paolo ha fatto veramente un'opera grandiosa perché è riuscito a mettere insieme tutte queste storie. Vi consiglio di vederlo perché è veramente una cosa interessante. Beh, Gerardo ha rappresentato un po' il punto di vista degli ultimi, ma quelli veri, quelli che sono fuori dalla storia con la S maiuscola, però hanno un patrimonio che sono le storie, con la S minuscola, però sono le storie che si mescolano, non una soltanto, ma 10.000. Gerardo ha avuto la forza, ovunque è andato, di restituire la dignità, di educare alla dignità con la speranza, e ha restituito a dei ragazzi che probabilmente erano condannati a essere soltanto ed esclusivamente dei contatti, dei coatti di periferia, per dirla alla romana, e invece questi ragazzi in qualche modo hanno scoperto il piacere di stare insieme, di imparare, di crescere, e ovunque sono andati hanno portato quella cosa lì. E Gerardo, che se n'è andato da poco, è a lui che vorrei dedicare questo premio, perché è stato il primo tra gli ultimi. Grazie. Grazie, ritiriamo, grazie. Allora, andiamo avanti, andiamo un po' a braccio. Allora, invito sul palco Aldo Galli.